Buongiorno e grazie di esserci. Sì, troveremo poche differenze tra centrodestra e centrosinistra nel prossimo consiglio comunale. Allora, mettiamoci da un'altra angolazione, con l'obiettivo sempre di fornire elementi di valutazione per un voto consapevole, maturo, libero. L'angolazione è questa: la qualità e l'efficacia delle leadership dei due schieramenti, Landella da un lato, Cavaliere dall'altro. Il primo elemento è questo, è rappresentato dai criteri di composizione delle liste, dai criteri di selezione delle candidature. Troviamo la mano di Landella nella quasi totalità delle liste a supporto della sua candidatura, non solo nelle due civiche, non solo in Forza Italia, ma ci sono elementi diretti che portano a lui, al primo cittadino in carica, anche, come dire, nella composizione della lista appunto della Lega e di Fratelli d'Italia. Insomma, la conferma che Landella punta a costruire una coalizione a sua immagine è somiglianza, punta a dare lui le carte in tutto lo schieramento. Questo non accade dall'altra parte, perché Cavaliere invece ha mostrato un'assoluta indifferenza rispetto all'assemblaggio dei pezzi della sua coalizione. Indifferenza, estraneità. Come a dire, i partiti fanno i partiti, i signori delle preferenze fanno il loro gioco, io ho un'altra partita da seguire. Questo elemento di valutazione ci porta dritto al, a uno scenario che si sta aprendo, che potrebbe essere interessante, potrebbe significare tutto e nulla, però proviamo a ragionare. Il caso De Rosa, Gianni De Rosa, vecchio democristiano, dai tempi della Prima Repubblica, presente in città, presente nella massima assemblea elettiva, con un numero di consensi significativo, un migliaio di preferenze che più o meno da 30 anni a questa parte sono, la sua personale dote. Prima dalla sua disponibilità, adesso fa un passo indietro. Come mai? Tutto e nulla, dicevamo prima. Tutto perché, potrebbe essere l'indizio di una consapevolezza nuova, cioè De Rosa, che è uno che sta per strada, capisce che quel sistema sta lentamente implodendo, capisce che la sua epoca è finita, volge al termine, fa un passo indietro. Magari non sarà così, magari la sua scelta sarà di fatto sconfessata dalla volontà del corpo elettorale, magari i suoi competitor dimostreranno una loro insopprimibile vitalità e quindi dimostreranno che avevano ragione loro, che noi non abbiamo capito nulla, che Foggia è loro, che Foggia non vuole cambiare, legittimamente, per carità. O magari non sarà così. O magari i segnali che avremo il 26 maggio saranno di tutt'altro genere e mostreranno un progressivo ingolfamento di quelle macchine. Magari un ingolfamento che poteva essere più forte e determinare, un freno, un arresto, se le leadership dei due schieramenti fossero state più determinate, più risolute nel accelerare i processi di cambiamento. Lo vedremo. Ma De Rosa, il venir meno della candidatura di De Rosa potrebbe significare tutto questo. Grazie, alla prossima.